Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Nel maggio del 1971 l'intera Italia è sconvolta da un terribile caso di cronaca nera. La figlia tredicenne del noto industriale Arturo Sutter viene rapita e poi uccisa. L'unico a essere sospettato, indagato e poi condannato per questo terribile omicidio è l'allora 25enne Lorenzo Bozzano, che è figlio di una nota famiglia altoborghese di Genova. Questa vicenda intricatissima ha diviso per 50 anni gli italiani tra innocentisti e colpevolisti. Oggi vi racconto la storia di Milena Sutter. Sono le 17 del 6 maggio 1971 e Milena, la figlia tredicenne del noto industriale Arturo Sutter, esce dalla scuola svizzera che si trova a Genova in via Peschiera e si dirige verso la stazione Brignola, dove deve prendere il bus 88 che la deve riportare a casa in zona via Orsini. Milena ha una gran fretta perché alle 17:30 ha un appuntamento con un'insegnante privata che le deve dare ripetizioni di storia. L'ultimo a vedere Milena è un compagno di prima media che dice di averla vista scendere le scale che la conducono alla stazione, dove c'è la fermata del bus 88. Quella sarà l'ultima volta che qualcuno vedrà Milena. Di lei poi si perderanno tutte le tracce. I suoi genitori la cercano invano per tutto il giorno e alle 21 decidono di andare dalla polizia per denunciarne la scomparsa. Una scomparsa anomala che, dato il periodo, fa subito pensare che si tratti di un sequestro a scopo di estorsione. Il tragico sospetto viene confermato il giorno successivo, il venerdì 7 maggio, da una telefonata che ha ricevuto la famiglia Sutter. Un uomo formula una richiesta di riscatto. Se volete Milena viva, 50 milioni, prima aiuola, Corso Italia. L'uomo ripete la frase 3 volte sillabandola. A confermarlo è il maresciallo Luigi Calanca, che ha ascoltato la telefonata, ma che per un imprecisato problema tecnico non è riuscito a registrarla. Le telefonate in realtà furono due. La prima fu ricevuta da Adolfo Sutter, il nonno di Milena. Evidentemente il sequestratore aveva sbagliato a telefonare e l'uomo gli aveva fatto presente che era la casa sbagliata. Dopodiché era uscito ed era corso nella villa di fronte, che era quella del figlio, per avvisare il figlio e il maresciallo. Passano i giorni e i genitori di Milena cercano in tutti i modi di ristabilire un contatto con i presunti rapitori e chiedono anche il silenzio stampa perché temono che il clamore mediatico che è nato dietro questa vicenda possa scoraggiare i presunti rapitori dal mettersi in contatto con loro. Da lì a breve però arriverà una bruttissima notizia. Nel pomeriggio del 20 maggio, infatti, due pescatori notano un cadavere nelle acque di Priaruggia, a Quarto dei Mille. Inizialmente si pensa che si tratti del cadavere di un subacqueo, perché intorno alla vita ha una cintura da sub. Il cadavere è parzialmente scarnificato dai pesci ed è riconoscibile per via della lunga permanenza in acqua. Però ha con sé degli effetti personali. Trovano infatti una catenina, un ciondolo a forma di cuore con inciso il nome di Milena. E allora gli inquirenti pensano subito alla ragazza scomparsa dalla scuola svizzera e decidono di informare i genitori. L'autopsia, poi, eseguita dal medico legale, toglierà ogni dubbio sull'identità di quel corpo. Si tratta di Milena. E l'autopsia stabilirà che è morta per asfissia meccanica da strangolamento. I sospetti si addensano subito su Lorenzo Bozzano, un 25enne figlio di una nota famiglia altoborghese di Genova, dalla personalità eccentrica. Il ragazzo viene arrestato a pochi giorni dalla scomparsa di Milena e precisamente tra l'8 e il 9 di maggio. Gli inquirenti però lo interrogano e lo rilasciano subito,
perché sperano che Milena sia ancora viva e che Lorenzo li conduca a lei. Lorenzo Bozzano fu soprannominato il biondino della Spider Rossa. Questo soprannome gli fu affibbiato dalla stampa. Infatti, i giornali avevano raccolto la testimonianza di più persone che dicevano di aver visto un biondino a bordo di una Spider Rossa a girarsi sia in via Rossini, che era la via dove abitava Milena, sia in via Peschiera, proprio fuori dalla scuola svizzera. Bozzano possedeva proprio una vecchia Spider, tanto basta agli inquirenti per farne un possibile sospettato. Ad avvalorare l'ipotesi del coinvolgimento di Lorenzo Bozzano nella vicenda furono diversi indizi. In primis, un biglietto che è stato ritrovato a casa di Lorenzo durante una perquisizione. Sul biglietto c'era scritto affondare, seppellire e murare. Per gli inquirenti quello era il cronoprogramma del delitto. Lorenzo spiegherà invece che quella era un'ipotesi fantasiosa di un rapimento che gli era venuta in mente dopo una serata trascorsa a bere con gli amici, serata in cui avevano parlato di un recente rapimento, quello di Sergio Garolla. Tornato a casa un po' ubriaco, aveva preso quegli appunti su un possibile fantasioso rapimento. Altri possibili indizi erano la cintura da sub, perché Lorenzo era un appassionato e poi in casa fu ritrovata la sua muta da sub, ma mancava proprio la cintura, e poi una macchia di urina sui suoi pantaloni e il fatto che Lorenzo non avesse un alibi per quella che all'epoca i periti avevano stabilito come l'ora della possibile morte di Milena. Sin da subito Lorenzo esce su tutti i quotidiani nazionali come il biondino della Spider Rossa, anche se non è né biondo né di corporatura minuta. È infatti alto 1,80 m ed è anche abbastanza robusto. Di lui si dice che sia un perdigiorno, sempre alla ricerca di soldi e con delle perversioni di natura sessuale. Eppure i giudici all'epoca ritennero che potesse essere in grado di compiere un delitto e il fatto che possedeva una spider e che avesse delle devianze di natura sessuale lo rendevano il perfetto colpevole. Ma chi è Lorenzo Bozzano? Lorenzo Bozzano è rampollo dalla giovinezza turbolenta di una nota famiglia della borghesia genovese con ascendenze nobili. Paolo Bozzano, il padre di Lorenzo, dirigente della Costa Crociere, separato dalla moglie, aveva contribuito a incastrare il figlio perché aveva raccontato agli inquirenti di alcuni precedenti di Lorenzo. Con il figlio aveva un pessimo rapporto ed era il primo ad avere una pessima opinione di lui. Il giovane Lorenzo è indifendibile sia per il padre sia per la società genovese. I motivi dell'asse del padre sono da ricercare innanzitutto in una precocissima sessualità di Lorenzo, che già da piccolo importunava le ragazzine, tanto da essere sorpreso dal padre di una ragazzina mentre stavano consumando un rapporto. E chiaramente il padre aveva subito contattato il padre di Lorenzo, che stanco delle malefatte del figlio lo aveva addirittura denunciato ai carabinieri. Per questo fatto Lorenzo finisce qualche mese in riformatorio e appena esce viene fermato subito perché viene scoperto in possesso di un'arma. Ma non è tutto. Una volta rientrato in casa, insidia la sorellastra che è nata dal rapporto di sua madre con un altro uomo. In questo caso però riuscirà ad evitare il carcere perché la madre aveva ritirato la denuncia. A Genova Lorenzo era noto soprattutto alla Rinascente, al centro commerciale, perché si attaccava degli specchietti sulle scarpe e poi si appostava sotto le scale mobili per poter guardare sotto la gonna delle donne. Un altro pesante indizio contro di lui fu il fatto che indosso aveva un bigliettino con un numero di telefono che era proprio quello della scuola svizzera. Inoltre, sia gli inquirenti che i giornali lo descrivono come un uomo affetto da deviazioni sessuali. Questo chiaramente rapportato al perbenismo dell'epoca. Per quanto riguarda il movente di questo atroce delitto, gli inquirenti hanno sempre ipotizzato che si trattasse di un sequestro a scopo di estorsione.
ma già all'epoca i giornali avevano avanzato un'ipotesi diversa, che si trattasse un reato spinto da motivazioni di natura sessuale. Anche la richiesta del riscatto era anomala, perché furono richiesti solo 50 milioni di lire e la famiglia Sutter era molto facoltosa. Il padre aveva dichiarato l'anno precedente un incasso di 64 milioni di lire. La versione quindi del sequestro ha molte incongruenze, come anche la telefonata che hanno ricevuto i genitori di Milena. Sembra quasi una messa in scena per distogliere l'attenzione. I dubbi intorno a questo caso sono moltissimi e hanno alimentato le discussioni tra innocentisti e colpevolisti per oltre 50 anni. I consulenti nel 1971 avevano dichiarato che Milena era morta il giorno del rapimento, il 6 maggio, intorno alle 18, e che il suo corpo era stato gettato in acqua poche ore dopo il delitto. Avevano dichiarato inoltre che la ragazza non aveva subito violenza sessuale e che nel corpo non c'erano la presenza di sostanze o tossiche o stupefacenti che ne avevano causato la morte oppure che ne avevano limitato la capacità di difesa. Nel 1972 fu nominato un altro perito che giunse a conclusioni diverse. Innanzitutto affermò che non era possibile determinare con certezza che la causa della morte fosse l'asfissia meccanica o strangolamento. Poteva essere anche un'altra causa. Inoltre stabilì che era difficile indicare anche la data della morte, che poteva essere avvenuta dal 6 maggio fino a una settimana prima del ritrovamento del cadavere. Questo perito contestava sia il fatto che Milena fosse stata strangolata, sia che fosse stata soffocata. Inoltre, i lividi che Milena aveva al collo erano incompatibili con un corpo che fosse stato gettato in acqua subito dopo il momento del decesso. La medicina legale ci dice ancora oggi che i lividi che Milena aveva al collo ci raccontano che il corpo non è stato gettato subito in acqua, ma che è rimasto in una posizione orizzontale per 10-12 ore in un luogo asciutto e temperato. È anche difficile verificare che un corpo gettato in mare a Genova sia rimasto così in zona per ben 2 settimane. Ed è difficile dimostrare anche che le condizioni del corpo di Milena fossero compatibili con la permanenza in acqua di 2 settimane. Quanto all'assenza di tracce di sostanze tossicologiche nel sangue di Milena, bisogna dire che nel 1971 gli esami erano ancora molto arretrati. Quegli esami, infatti, non erano in grado di intercettare alcune sostanze stupefacenti ed alcuni barbiturici che avrebbe potuto aver assunto Milena. Ci furono poi delle piste investigative che non sono state proprio prese in considerazione dagli inquirenti. Pare infatti che ci fosse davvero un biondino che girava con una spider intorno alla scuola svizzera, un biondino che si chiamava Claudio. Inoltre, Milena aveva proprio scritto sia sul suo diario sia sulla sua cartella "I love Claudio", eppure questa pista non fu mai presa in considerazione. Milena aveva 13 anni, ma fisicamente era in forza e molto sportiva. Dimostrava 3-4 anni in più della sua età. Era alta 1,65 m e pesava 58 kg. Quindi non era una ragazza così facile da prendere con la forza, soprattutto in pieno giorno e in centro a Genova. Era una ragazza che sarebbe stata in grado di difendersi e di attirare l'attenzione. Dunque è molto probabile che Milena conoscesse il suo aggressore, ma per tutta la durata del processo è stato impossibile stabilire che Lorenzo e Milena si conoscessero. Fu interrogata per giorni e giorni la migliore amica di Milena, Isabel, e la ragazza dichiarò che non conosceva Lorenzo, che anche Milena non conosceva Lorenzo, che Milena non sarebbe mai salita sull'auto di Lorenzo e soprattutto che se avesse avuto un appuntamento lei l'avrebbe sicuramente saputo. Secondo gli inquirenti, Milena è stata uccisa a causa di un rapimento a scopo di estorsione il giorno stesso in cui è stata rapita.
e l'unico indiziato e l'unico colpevole sarebbe Lorenzo Gozzano, accusato però solo su una serie di indizi, 44 secondo i giornali dell'epoca, ma non c'è nessuna prova certa che lo accusi di questo omicidio. In carcere Lorenzo si comporta come un detenuto modello e studia la sua linea difensiva. Ha dalla sua parte un avvocato di prim'ordine, Giuseppe Soggiu. Lorenzo sembra cambiato in carcere, non è più un uomo ambiguo, sembra un uomo sicuro di sé. Rilascia diverse interviste in cui dichiara la sua innocenza e in carcere riceve tantissime lettere di ammiratrici. Durante il processo contrattacca colpo su colpo, aiutato soprattutto dalla bravura del suo avvocato. Non ammette nulla, nega sempre, nega tutto, fino a installare il ragionevole dubbio all'interno della corte. Nonostante non piaccia a nessuno, sia antipatico a tutti, riesce a instillare dei dubbi sulla sua innocenza. L'avvocato Soggiu poi fa una arringa stupenda dove dice che non è possibile giudicare un uomo per la sua antipatia e che d'altronde Lorenzo era andato in collegio già dall'età di 7 anni e cosa poteva aver fatto un bambino di 7 anni per essere spinto in un collegio dai genitori. Dopo 20 ore di camera di consiglio, nel maggio del 1973, Lorenzo viene assolto dalla Corte d'Assise di Genova per insufficienza di prove. Sta di fatto che il 25enne Lorenzo rimane l'unico indagato per quel terribile omicidio. Secondo gli inquirenti, quel 6 maggio Milena sarebbe salita sulla spider di Lorenzo, che l'avrebbe uccisa in seguito ad un'aggressione. Poi l'assassino si sarebbe recato sul Monte Fasce, dove avrebbe avuto l'intenzione di seppellirla. Quando è stato arrestato, Lorenzo sulle mani aveva delle scoriazioni che lui aveva giustificato dicendo che aveva piantato delle rose per lo zio, che però smentì il fatto. Di contro, il 6 maggio venne rinvenuta sul Monte Fasce una buca scavata di fresco con a fianco degli attrezzi che erano proprio quelli che mancavano dalla casa dello zio di Lorenzo. Ci sono anche dei testimoni che l'hanno visto transitare sul Monte Fasce con la sua spider quel giorno. E secondo gli inquirenti era proprio l'idea di Lorenzo quella di seppellire il corpo di Milena in quel posto, ma ha desistito per via della presenza di numerose persone. Avrebbe quindi caricato il corpo di Milena nel bagagliaio della sua auto per disfarsene in tarda serata in mare. L'indizio più pesante fu proprio la cintura da sub. Lorenzo era appassionato di questa pratica sportiva, aveva addirittura una rivista specializzata di settore, eppure gli inquirenti, quando andarono a casa sua, trovarono la muta, tra l'altro usata di recente, ma non la cintura. Lui racconterà di aver venduto tutta l'attrezzatura, ma gli inquirenti rintracciarono tutti gli acquirenti tranne quello della cintura. La cintura non fu mai trovata. Assolto per insufficienza di prove, Lorenzo nei 2 anni successivi conduce una vita quasi normale. Si sposa con una ragazza ligure, Eleonora, che aveva conosciuto quando era in carcere perché lei gli scriveva, e insieme aprirono una boutique dove però lavorava principalmente lei, Eleonora, mentre lui si dedicava ad un hobby che aveva scoperto in carcere, che era quello della pittura. Arriva il maggio del 1976 e il processo d'appello, e Lorenzo si rende conto che l'atmosfera attorno a lui non gli è propizia, però fa un grave errore, revoca il mandato all'avvocato Soggiu. Commette un altro grave errore, che è quello di sottrarsi al processo scappando in Francia, e venne dichiarato contumace e difeso da un altro grande avvocato, il dottor Grammatica. Questa volta però l'accusa riesce a ottenere la sua condanna. Ci vogliono solo 8 ore di camera di consiglio e la sentenza è accolta con applausi. Per 3 anni vive come latitante in Francia. Viene fermato e arrestato dalla polizia francese perché guidava senza cintura di sicurezza. Le autorità francesi negano l'estradizione, però lo espellono in Svizzera,
Le autorità elvetiche lo rimandano subito in Italia. Per lui in Italia si spalancano le porte del carcere, dove deve scontare l'ergastolo, che nel frattempo la Cassazione ha confermato. Viene rinchiuso nel carcere di Porto Azzurro, sull'isola d'Elba, e usufruisce di permessi premio, fino al 1997, quando viene accusato da una ragazza di 16 anni di molestie sessuali. Si era infatti finto un carabiniere e aveva effettuato una sua personale perquisizione della ragazza. Per questo reato nel 1999 venne condannato a 2 anni di reclusione. Nel febbraio del 2019 ottiene la semilibertà e nell'ottobre dell'anno successivo la libertà condizionale. È morto il 30 giugno del 2021 all'età di 76 anni mentre stava facendo il bagno nelle acque di Bagnaia sull'isola d'Elba. L'uomo si è sempre proclamato innocente. Spero che questo video sia stato di vostro interesse. Adesso lascio spazio a voi, alle vostre opinioni e riflessioni nei commenti. Fatemi sapere se secondo voi Lorenzo era innocente o colpevole. Io vi aspetto qui a domenica prossima, sempre alle 10. Un bacione, ciao!